Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Riepiloghiamo i fatti della giornata, cominciando da quelli della nostra regione e allora i titoli e i servizi principali. Sono 650 i richiedenti asilo ospitati dal CARA di Gradisca, di Sonzo, a fronte di una capienza di 200, ma l'emergenza è anche fuori dalla struttura. Tendopoli e centri di accoglienza della Caritas fanno quel che possono, ma la situazione sta diventando ingestibile. Saremo in diretta da Gradisca con Francesca Santoro, dentro l'emergenza. Troppi accessi e poco personale. Il sindacato degli infermieri lancia l'allarme sulla situazione critica al pronto soccorso di Pordenone, vicini al collasso. L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica, è questa la modifica dell'articolo 12 della Costituzione lanciata da Roberto Menia, senatore triestino di Fratelli d'Italia. L'iniziativa ha suscitato un vespaio di polemiche bipartisan da chi la considera un attacco alla tutela delle lingue minoritarie. Nessuno tocchi il friulano, è stato il commento del senatore Marco Dreosto della Lega. Preoccupazione per la sicurezza dei pedoni e disagi alla viabilità sono le principali criticità segnalate dai residenti di Viale Venezia e da chi frequenta la zona, compreso Piazzale 26 Luglio. Con Barbara Venuti siamo andati a fare un sopralluogo. Buonasera Francesco, noi ci troviamo in questo momento nel cuore di Gradisca di Sonzo, vicino a uno degli accampamenti di fortuna dei richiedenti asilo. La situazione è sempre più pesante, a fronte di una popolazione di 6.300 abitanti, Gradisca si trova a dover fare i conti con il CARA che ospita 660 richiedenti asilo con una capienza di poco più di 200. Una sessantina di persone non quantificata con esattezza dorme per le strade in accampamenti che, come quello alle mie spalle, vengono costruiti così provvisoriamente, oppure addirittura dormono all'addiaccio, come in questo caso appoggiati alla parete del supermercato. Circa 40 sono ospitati da qualche settimana dal dormitorio che è stato allestito dalla Caritas vicino alla parrocchia di San Valeriano, un dormitorio che comunque è definito bassa soglia, nel senso che è una soluzione non strutturata ma di fortuna per far superare l'inverno, visto che qua ogni giorno continuano ad arrivare nuove persone e i posti al CARA non ci sono. Determinante a creare questa situazione il passaparola tra gli stessi richiedenti asilo che si sono convinti che la situazione al CARA di Gradisca sia più tollerabile di quella di altre strutture di accoglienza, e questo è il risultato. Il comune ha più volte chiesto anche alla regione il superamento del CARA, ha detto il sindaco Tomasinski, già ha detto più volte Gradisca ha già dato tanto su questo fronte, non possiamo andare avanti. Noi oggi abbiamo fatto il punto con il direttore della Caritas diocesana di Gorizia, che ci ha parlato anche tra l'altro della situazione proprio nel capoluogo isontino, oltre che a Gradisca. Vediamo l'intervista e poi linea allo studio. A Gradisca di Sonzo, nella parrocchia di San Valeriano, è stato allestito un dormitorio per far fronte all'emergenza di tanti richiedenti asilo che sono in attesa di entrare al CARA. Che caratteristiche ha questa struttura? Beh, questa è una struttura parrocchiale. È una struttura data dalla parrocchia di Gradisca di Sonzo, il cui parroco Don Gilberto Dudin è stato molto sensibile a questa problematica e quindi, insieme al Consiglio Pastorale, a tanti volontari, insieme al Comune di Gradisca, abbiamo individuato questa struttura che accoglie attualmente, ha accolto fino a una quarantina di persone, ieri sera erano 33, è una struttura per l'accoglienza a bassa soglia, perché non possiamo lasciare le persone al freddo, no? Gli immigrati al freddo, però non dobbiamo neanche dare l'impressione che sia un qualcosa di così stabile da prenderlo come posto fisso, ma l'idea appunto è quella di farli poter rientrare al CARA il più presto possibile, non rientrare, entrare, perché
entrerà per la prima volta, insomma. Noi abbiamo sollevato il problema, devo dire che il governo da subito se n'è interessato e penso che nel giro di poco tempo possano arrivare i primi interventi per andare a ridurre l'arrivo di immigrati irregolari. Io su questo penso che il sistema Italia è sempre stato pronto a accogliere chi sta scappando da una guerra. In Ucraina questo è evidente, a differenza di altri invece flussi migratori che invece non stanno scappando queste persone dalla guerra. Non a caso la stragrande maggioranza, la quasi totalità di chi è arrivato dall'Ucraina sono persone accolte da privati, cosa che non ci aspettavamo, ma invece la generosità del popolo italiano e dei cittadini di Friuli Venezia Giulia si è dimostrata in modo molto chiaro. Gli infermieri lanciano l'allarme per il pronto soccorso di Pordenone. Per il sindacato Nursind il servizio ormai è al collasso e fatica a gestire tutte le emergenze tra mancanza di personale, problemi strutturali e un numero di accessi troppo elevato, che secondo gli infermieri dovrebbe essere limitato a monte dai medici di famiglia o dalla guardia medica. I pronto soccorsi della destra al Tagliamento sono in forte sofferenza. Questa sofferenza è data dalla carenza di personale infermieristico, ma anche dall'alto flusso di cittadini che si rivolgono a suddette strutture. Allora, a conto nostro, a conto del Nursind, bisogna pianificare degli interventi. Il primo è quello di assegnare il personale infermieristico dalla graduatoria a tempo determinato. La seconda è quella di fare una convenzione con le croci presenti sul territorio per una presenza H24 di volontari. La terza è quella delle dimissioni protette, quindi un'autoambulanza disponibile sulle 24 ore per riportare a domicilio o in struttura i pazienti che afferiscono al pronto soccorso. Terzo luogo è un appello che noi facciamo ai medici di base e alle guardie mediche di cercare di drenare il più possibile gli accessi al pronto soccorso. Ultimo è un appello alla cittadinanza. Prima di andare in pronto soccorso, rivolgetevi al vostro medico di base o alla guardia medica e andate in pronto soccorso solo esclusivamente per le urgenze. Se non si fa tutto questo, si rischia l'arresto cardiaco del sistema dell'emergenza. Viale Venezia, pedonale, là è stata creata un piccolo passaggio per i pedoni, temporaneo. Dopodiché io arrivo qua e di fatto si dice i pedoni a destra, ma a destra significa questo. Forse in termini di sicurezza non il massimo. A sinistra c'è questo. Rimane il fatto che nel momento in cui io attraverso sono in mezzo alla strada e rimango in mezzo alla strada senza protezioni. Stessa cosa, lato opposto, temporaneo, qui attività di asfaltatura, pedoni un po' alla mercé. Stiamo ovviamente monitorando con grande attenzione e chiediamo delle risposte, capendo anche la situazione economica internazionale difficile, ma delle risposte dalla parte imprenditoriale, che non si può essere imprenditori soltanto quando le cose vanno molto bene, bisogna saper superare le difficoltà, le istituzioni sono disponibili ad aiutare in questi momenti, però ci deve essere una responsabilità sociale delle imprese. L'azienda comunque non agirà in maniera unilaterale per trovare comunque una soluzione rispetto a queste eccedenze, ma ci sarà già dal prossimo incontro, che è previsto il 10 di gennaio, un primo e un secondo al 17 di gennaio del 2023, dove andremo a verificare dove effettivamente questi esuberi sono collocati, quindi per quanto riguarda la parte impiegatizia in quali uffici e per quanto riguarda la parte produzione in quali reparti produttivi. E si cercano e si cercheranno percorsi i più soft possibili. L'azienda preannuncia comunque una procedura di NASPI, di licenziamento collettivo, incentivato.
E adesso parliamo del caso che vede coinvolto il senatore triestino Menia, che ha proposto una modifica dell'articolo 12 della Costituzione italiana. L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica. Questa è la proposta di modifica. L'obiettivo del DDL è quello di inserire ufficialmente la lingua italiana nel testo costituzionale, affiancandola alla parte relativa alla bandiera della Repubblica. E le lingue minoritarie? Menia mette le mani avanti, scrivendo nel DDL che la sottolineatura dell'unità linguistica non è in contrasto con la conservazione delle lingue minoritarie, peraltro tutelate dalla Costituzione. Ma è arrivata la risposta, con tanto di polemica, da parte di molti esponenti politici, sia di destra che di sinistra, di centrodestra che di centrosinistra. Nessuno tocchi il friulano, è la dichiarazione che ha rilasciato in una nota il senatore e coordinatore regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto. Tutelare e garantire le minoranze linguistiche, come salvaguardare i dialetti e le lingue locali, non rappresentano certo un pericolo all'unità nazionale o al riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale della nostra Repubblica. Non confonderei mai i due piani. Questo è quello che ha detto Sandra Savino, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. E ancora leggiamo altre dichiarazioni. La proposta di legge è inquinata alla radice da un pregiudizio discriminatorio nei confronti delle lingue minoritarie e quindi delle stesse minoranze. Questo è quello che ha detto la senatrice Tatiana Reutz del Partito Democratico. Ed infine, le gravissime dichiarazioni del senatore Menia non devono stupire, fanno parte della ideologia nazionalista e sovranista che ha caratterizzato la recente campagna elettorale del centrodestra di Giorgia Meloni, in cui la retorica dell'interesse nazionale e dell'identità italianissima è stata una costante, quanto afferma il capogruppo del Patto per l'Autonomia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo. Adesso la cronaca. Nella serata di mercoledì 13 novembre, gli agenti di Polizia di Stato in forza alle volanti della questura di Udine, durante un controllo in un'area verde in via Cormorbasso, notavano un gruppetto di persone che, vistili, si allontanavano repentinamente in direzioni diverse. Nello specifico, una coppia di agenti notava un giovane che lanciava a terra un involucro di cellophane, successivamente recuperato, all'interno del quale venivano rinvenute 19 dosi confezionate di cocaina ed hashish, e lo seguivano fin dentro un piccolo dirupo, dove riuscivano a bloccarlo non prima di averlo visto gettare un bilancino di precisione ed altri due involucri. Anche all'interno di questi venivano trovate rispettivamente 9 e 21 dosi confezionate di cocaina pronte per essere spacciate, mentre altri due agenti identificavano due cittadini italiani, probabili acquirenti dello stupefacente. I primi conducevano in questura lo spacciatore cittadino pakistano 32enne senza fissa dimora e fonti lecite di reddito o sostentamento, che veniva arrestato per detenzione illecita di droga a fine di spaccio e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, associato alla casa circondariale di Udine. Il bilancino è tutto lo stupefacente, in totale 43,4 grammi di cocaina frazionati in 49 dosi pronte per essere cedute, più i 12,5 grammi di hashish venivano sequestrati. Nella mattinata di venerdì è stato poi convalidato l'arresto da parte del GIP. Andiamo adesso a San Leonardo, dove è scoppiata una rissa tra un gruppo di minorenni stranieri nel pomeriggio del 28 novembre, dunque di ieri, nella struttura di accoglienza Sant'Angela di San Leonardo, nel Cividalese. Due giovani sono rimasti feriti in maniera lieve e sono stati accompagnati al pronto soccorso di Udine per le medicazioni. I carabinieri sono intervenuti verso le 17 alla violenta lite, stando alla prima ricostruzione effettuata dai militari dell'arma. Hanno preso parte 7 ragazzi, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, di nazionalità tunisina e pakistana. Non si sa al momento come mai abbiano cominciato a litigare. Secondo gli investigatori, però, si tratterebbe di motivi banali. Adesso apriamo la pagina delle notizie nazionali con la firma da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della legge finanziaria, della manovra, della proposta di legge, la manovra che, per quanto riguarda uno dei punti più dibattuti degli ultimi giorni, prevede che la soglia per accettare o meno il
pagamento attraverso il cosiddetto POS sia elevata a 60 euro. Questo è quello che è stato deciso come ultimo provvedimento da parte del governo, testo che è stato dunque bollinato dalla Ragioneria dello Stato. Gli articoli salgono da 156 a 174, previsti anche 50 milioni per completare la metro C a Roma. E adesso altre notizie nei servizi dell'agenzia ANSA dall'Italia e dall'estero. Arriva con l'ultima bozza della manovra la definizione della tassa sugli extra profitti. Una delle misure più importanti e attese per ricavare le coperture della legge di bilancio e che, limata fino all'ultimo, era rimasta fino ad ora, di fatto, priva di contenuti scritti nero su bianco. L'imposta fissata sul reddito che eccede per almeno il 10% la media dei redditi 2018-2021, un po' a sorpresa, viene fissata al 50% e non al 35%, come era circolato nelle prime ipotesi. Ma tra le novità di giornata c'è anche un'altra piccola rivoluzione che riguarda i consumatori. Le spese per lo smantellamento del nucleare escono infatti dalla bolletta elettrica. Si tratta di un primo piccolo ma epocale cambiamento degli oneri di sistema che pesano sistematicamente sulla bolletta ma che niente hanno a che fare con i consumi della luce di famiglie e imprese. Un primo passo nella direzione più volte indicata dall'Autorità per l'Energia per alleggerire in modo strutturale il conto recapitato agli italiani. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha sottolineato i progressi significativi compiuti dall'Italia negli ultimi due anni in termini di riforme strutturali e di miglioramento della produttività dell'economia italiana e ha richiamato l'importante occasione offerta dal recovery al paese. L'Italia è il maggior destinatario dei fondi per la ripresa e la resilienza, ha affermato, ricordando così che il PNRR è collegato a nuove riforme attese. Senza voler commentare la situazione politica attuale in Italia, Lagarde ha salutato il fatto che il Paese abbia per la prima volta una Presidente del Consiglio donna come appropriato e giunto al momento opportuno e ha quindi augurato a Giorgia Meloni il meglio nello sforzo di guidare con efficacia l'economia italiana. Rispetto alle politiche monetarie, Lagarde ha quindi spiegato che l'inflazione nell'eurozona non sembra ancora aver raggiunto il picco, l'aumento dei tassi non sembra essersi esaurito, anche se quanto dobbiamo andare oltre e quanto velocemente dobbiamo arrivarci, ha dichiarato, dipenderà dalle nostre prospettive aggiornate, dalla persistenza degli shock, dalla reazione delle aspettative salariali ed inflazione e dalla nostra valutazione della trasmissione delle politiche monetarie. L'obiettivo resta quello di riportare l'inflazione al target del 2% nel medio termine. È stato un incontro molto positivo, fatto nel merito dei provvedimenti. Abbiamo scorso le nostre proposte una per una. Ovviamente ci sono delle cose su cui assolutamente non siamo d'accordo, di cui non abbiamo neanche discusso, dalle varie flat tax e altre cose. Quello che abbiamo invece discusso sono impresa 4.0 estesa ai beni ambientali e energetici nel dettaglio. Abbiamo discusso molto nel dettaglio l'idea di fare un tetto nazionale al costo del gas e dell'elettricità invece dei crediti d'imposta. Abbiamo discusso nel dettaglio la questione della sanità e in particolare dell'aumento degli stipendi per gli infermieri e di un maggior supporto per circa 6 miliardi come noi abbiamo proposto. Abbiamo detto che va ripristinata Italia sicura, soprattutto alla luce di quanto accaduto a Casamicciola, ma non solo. Abbiamo fatto un'analisi anche della questione PNRR e suggerito alcune opzioni per farlo andare più speditamente. Infine, l'ultima cosa che abbiamo proposto al governo è di concentrare il taglio del cuneo fiscale sui giovani, insieme a un programma straordinario di borse di studio. Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare, perché i sindaci non devono lasciare costruire. Le parole del ministro dell'Ambiente Pichetto irrompono come una bomba nelle polemiche sull'abusivismo edilizio alla luce della tragedia di Casamicciola. Dai sindaci, proprio quelli tirati in ballo dalle sue dichiarazioni, arrivano commenti a raffica di disapprovazione e duro è il giudizio del ministro delle Infrastrutture Salvini, anche se non cita mai il collega di governo.
sono. Qualcuno vorrebbe arrestare i sindaci, io invece li voglio proteggere e liberare. Un altro esponente dell'esecutivo, il ministro per il Sud, Musumeci, immagina che le parole siano state fraintese perché viviamo ogni giorno sul filo del rasoio. Bisogna garantire accanto al sindaco una costante presenza dello Stato perché spesso dietro l'abusivismo edilizio ci sono le organizzazioni criminali. E comunque, sottolinea, noi non possiamo e non dobbiamo lasciare soli i primi cittadini in questa situazione. Sull'isola di Ischia, scossa dai lutti e dal disastro provocato dalla frana, la polemica ha suscitato forte sconcerto tra gli amministratori dei comuni interessati. Sono appena reduce dalla conferenza dei capigruppo che ha preso atto della volontà del governo di fare un provvedimento ad hoc, quindi si attende che il governo con un provvedimento chieda la possibilità nel corso del 2023, questo è il merito della questione, di poter eventualmente mandare sostegni, armi agli ucraini qualora ce ne sia necessità. Quindi con la stessa modalità del 2022, anno in cui il governo aveva una sorta di autorizzazione che poi di volta in volta attuava con misure specifiche. Si discuterà un provvedimento che il governo evidentemente deve ancora preparare, ma la questione è abbastanza semplice, si tratta di autorizzare il governo anche tenendo conto degli indirizzi del Parlamento e farlo con un decreto apposito che sarà presentato ci consentirà di fare una trasparente discussione parlamentare sul sostegno al popolo ucraino che peraltro l'Italia, in ossequio agli accordi internazionali, alle politiche della NATO, dell'Unione Europea, di tutto il mondo occidentale, continuerà a fare per sostenere le ragioni degli ucraini. Ed eccoci adesso alla pagina sportiva che apriamo con la bella notizia che riguarda Gerard Deulofeu. La Federcalcio catalana infatti ha premiato il meglio del calcio catalano per l'anno 2022. I vincitori nelle diverse categorie hanno prevalso grazie ai voti della giuria composta dai presidenti di calcio, dirigenti della Federcalcio e giornalisti. L'evento si è tenuto presso l'Old Estrella Dam Factory. Gerard Deulofeu si è aggiudicato il premio come miglior cannoniere. Questo dunque il premio che ha ricevuto il nostro attaccante. Grande soddisfazione per lui, per l'Udinese e per tutti i tifosi bianconeri. Ma adesso andiamo a fare il punto in casa udinese con il servizio di Alessandro Surza sulla squadra di Sotil che si sta allenando in vista degli impegni amichevoli di questo periodo e poi della ripresa del campionato che avverrà il 4 di gennaio contro l'Empoli alla Dacia Arena. Nel blocco dei servizi sportivi parleremo anche di Pordenone con le dichiarazioni di Mimmo Di Carlo dopo la partita pareggiata contro la Prosesto e in vista del prossimo match infrasettimanale dei Ramarri. Chiuderemo con un servizio con Tancredi Palmeri, l'inviato di Sport Italia ai mondiali di Qatar 2022 per vedere come è andata a finire la sua challenge, la sfida, ovvero seguire in una sola giornata tutte e quattro le partite previste dal calendario di ieri. Ce l'avrà fatta? Lo scopriremo nel servizio dei colleghi di Sport Italia. Grazie per essere stati con noi. Dopo i servizi di sport, la sigla e appuntamento con il prossimo notiziario domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa. Arrivederci. Ancora lavoro al Bruseschi per l'Udinese che attende il momento giusto per cominciare con gli allenamenti di gruppo dove si comincerà a capire anche lo stato dei recuperi degli infortunati. Tematica sempre attuale in questo momento della stagione. Sicuramente out Adam Masina e non è e non sarà una novità. Praticamente pronto invece Noitink, mentre in quest'ordine si dovrebbero rivedere gli altri Udoje, Becao, Makengo, Deulofeu, con riserva di sbagliarlo quest'ordine perché è particolarmente dedicata da valutare sia la situazione dell'attaccante catalano che quella del centrocampista francese. Questo mese rimasto di preparazione scandito da qualche test amichevole sarà importante per plasmare la squadra che alla fine sarà quella tipo per l'inizio dell'anno solare quando arriverà l'Empoli. Qualora Makengo riuscisse a recuperare, cosa che si augura Sotil e tutto lo staff medico, potrebbe anche essere saggio dosarlo e in quel caso si apriranno altri spazi sempre ben sfruttati per Sandy Lovric e soprattutto per Lazar Samardžić, ormai pesantemente candidato a essere la prossima pepita d'oro scovata dagli scout bianconeri. Le attenzioni delle big non scemano, anzi aumentano e le chance di vedersi aprire una piccola asta su di lui sono più che concrete. L'ultima squadra a innamorare
innamorarsi perdutamente di lui è stata il Napoli, che in piena sindrome di Stoccolma ha definitivamente capito di volerlo il tedesco dopo lo splendido gol realizzato allo stadio Diego Armando Maradona, l'ennesimo indizio che trasforma in prova la forza del giocatore, abile poi a ripetersi ancora anche con l'Under 21 tedesca. La voglia è quella di ripetere un'operazione alla Zielinski, di cui Laki potrebbe anche raccogliere l'eredità, viste le sirene che ci sono per il centrocampista polacco. Come accade sempre, l'Udinese non ha fretta e non lascerà partire così facilmente il suo gioiello, per il quale sicuramente il Napoli dovrebbe mettersi in testa di investire più di quanto fatto proprio per Zielinski, anche perché il numero 24 è concentrato solo sulla causa friulana al momento e pensa a sfruttare al meglio i suoi spazi che gli sta dando Sottil, lavorando benissimo. Mercato che non si accenderà su grandi nomi sicuramente a gennaio, ma solo su operazioni diciamo secondarie, come potrebbe essere quella dell'uscita di Bram Noitink, che cerca spazio, perché per ora tra le priorità vere c'è quella del rinnovo di Becao, sul quale filtra ottimismo, anche se è stato chiaro il direttore Pierpaolo Marino, che ha parlato di una situazione aperta a ogni ipotesi. Ma il mercato di gennaio si sa che è fatto per gli scontenti e poi per tutte le opportunità che sono in questo momento imprevedibili, ma non solo per l'Udinese, ma anche per tutte le squadre della Serie A. Ci saranno club che dovranno intervenire pesantemente perché deluse dalla prima parte di stagione, e ci sarà pure chi si vorrà rinforzare. Noi siamo in una situazione di poter lasciare tutte le cose diciamo inalterate e anche di poter lavorare per il futuro. Becao è un giocatore che vorremmo tenere con noi, è un anno e mezzo dalla scadenza ed è normale che un giocatore bravo e forte come Becao, che sta facendo bene ora, infortunio a parte, lo vorremmo tenere chiaramente, lo vorremmo consolidare per la nostra squadra, come abbiamo fatto con Wallace, che è stata una grande operazione il rinnovo di Wallace, è un giocatore che per dati statistici è ai primi posti del campionato di Serie A, anzi è primo addirittura per palle recuperate e intercettate. Quindi tenteremo con Becao, con cui c'è un ottimo rapporto, di fare sicuramente un qualcosa che sia in linea con l'Udinese, altrimenti il rapporto rimarrà inalterato, perché poi le regole del gioco sono queste, non ci sarà alcun problema. Ripeto, la relazione con Becao è ottima. Che cosa si aspetta? Come tutte le gare, sembra siano una gare da prendere nel modo giusto. Noi vogliamo fare una partita tosta, dobbiamo fare una partita molto di ritmo alto, dobbiamo essere aggressivi, bisogna giocare molto sulle fasce, perché se dovessero chiudersi quella propria parte dobbiamo essere bravi ad aprirli un po' di più e poi cercare di andare dentro, ma quello che conta domani è che vogliamo ritornare alla vittoria, e dobbiamo ritornarci facendo solo una partita assolutamente tosta da Pordenone. Siamo sempre alle solite, abbiamo fatto una buona gara, hanno subito solo, visto all'inizio, poi sono venuti fuori. È una squadra che è molto in avanti, sono rapidi, veloci, dietro sono molto fisici, come ogni partita in Serie C, ci sono squadre che sanno chiudere spazi e ripartire bene. Poi hanno due quindi che hanno una buona tecnica, e conta come ci si va con la testa e con l'atteggiamento, che è quello che deve essere il Pordenone. Deve andarci in campo con la giusta mentalità, l'atteggiamento giusto, ma soprattutto dobbiamo essere tosti e tornare ai tre punti attraverso la nostra filosofia di gioco, che è quella di aggressiva, di gioco e di profondità. Vediamo, oggi abbiamo un allenamento ancora a disposizione, e sicuramente se tutti stanno bene, che mi fa piacere, perché comunque posso scegliere, l'importante è che tutti stiano bene, però quello che conta è che Erdeli ha recuperato, Palombi ha recuperato, che sono andate due giocatori importanti, Pirrella ha recuperato, e quindi alziamo la qualità della squadra, alziamo la qualità del gioco e soprattutto anche delle sostituzioni e quando si devono cambiare le partite. Sono le 3:20, ora di Qatar, e la Tancredi Challenge inizia adesso, anche se ci si alza alle 9, bisogna andare per quattro stadi, perché bisogna lavare la maglietta di Sport Italia, perché sennò non c'è la maglietta. Lo stadio è là in fondo, là,
là, là, lo vedete là, questo, e noi siamo fermi qua. Camerun Serbia al Gianluca ha appena finito il primo tempo. Che ribaltata, la Serbia sapeva di uscire. Milinkovic-Savic è partitone, non c'è un'ala prima per noi di quattro, che sforzo. Finita in questo momento, si vola l'Education City. Via, 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 via. Attenzione, clamoroso colpo di fortuna. Stadium to stadium, c'è l'autobus che porta diretto dall'Al Janoub all'Education City. Andiamo per di qua allora. Via, 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 via. Cammina, 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 si cammina. Sì, ci ha scaricato il pullman, ma a un chilometro e mezzo di distanza dallo stadio. E due. Ma questo, guarda che festa. Ma questa è finita tardissimo. Mancano solo 58 minuti al Brasile. Come farò? Mamma mia. Victory! 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 Ma Ganilla, mamma mia. Oh, mamma mia che contenti. È il 14esimo, ma ce l'abbiamo fatta. Ora bisogna vedere camminare tutto, ma almeno ce l'abbiamo fatta. Mancano 65 minuti a Portogallo Uruguay. Sono le 22:47. Il cronometro dice 84:14. Alla fine, a 1:40 dalla fine, la Tancredi Challenge è completata. Si è dovuta rimettere la Juventus per completarla.